Sta diventando un problema sempre più serio, quello legato agli allarme bombe al Tribunale di Nocera Inferiore. Ciclicamente si ripropongono situazioni del genere col conseguente blocco delle attività. A subirne svantaggi anche gli avvocati. Non hanno potuto portare avanti il proprio lavoro con cause ancora da discutere e rimandate gioco forza. Il modus operandi è sempre lo stesso: telefonata anonima che minaccia la presenza di una bomba, struttura giudiziaria che viene fatta evacuare, vigili del fuoco e artificieri costretti a scandagliare passo per passo aule ed uffici. Adesso l'iniziativa è andare a casa. Con le attività già a rallentatore per via della carenza di personale e per le tante pratiche inevase, questi allarmi aumentano la lentezza nei procedimenti. Il presidente dell'Ordine degli Avvocati di Nocera, Casalino, ha voluto dire la sua in merito. Purtroppo quello dell'allarme bombe è un fenomeno che a cadenza di ogni 5-6 mesi si verifica. Voglio dire che noi come avvocati siamo i primi a subirne le conseguenze, però il presidente del tribunale, anche su mia sollecitazione, ha emesso un provvedimento con il quale ha avvisato sia l'utenza che tutti gli avvocati che le udienze sarebbero state differite d'ufficio, almeno quella del settore civile. Per il penale sono altre problematiche e quindi si sono comunque trattati.